serie bwin, tutti i colori della passione. La prima al tombolato del 2012 e lo scontro salvezza tra i padroni di casa del Cittadella e l'Empoli di Guido Carboni. Si gioca l'ultima giornata della serie bwin. Veneti senza l'attaccante, ma tra gli ospiti si registrano le assenze di Valdifiori e Lazzari. Arbitra l'incontro Merchiori della sezione di Ferrara. Primo acuto del Cittadella, sbaglia tutto Guitto che mette in moto Di Carmine solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare così da Pelagotti, pronto all'uscita il portiere dell'Empoli. Partenza positiva da parte del Cittadella, qui rivediamo l'azione dell'attaccante Di Carmine, ottima l'uscita di Pelagotti, ancora Cittadella, ma via sulla sinistra Carrà, mette in mezzo per Di Carmine, il destro l'attaccante del Cittadella, raccoglie il pallone il portiere dell'Empoli. Davvero una bella partenza per gli uomini di Foscarini. La replica dell'Empoli con questa conclusione dalla distanza di Brugman, pallone controllato da Cordaz, mette il pallone in corner, ancora Citta sulla sinistra, va via Carrà in mezzo per Di Carmine, puntuale il salvataggio di Mori che libera l'area di rigore. Attenzione all'ex Coralli che penetra in area di rigore, il tiro di Brugman è una svirgolata, poi libera la difesa dei Veneti. Attenzione al Cittadella, il tiro al volo di Di Roberto, la sua botta finisce fuori. Cittadella che non demorde, 48esimo minuto, Vito Francesco, il bolide sotto l'incrocio di pali, un gran gol quello del giocatore del Cittadella che esulta ballando davanti alla tribuna. Vito Francesco, giocatore cresciuto nel vivaio del Milan, un bolide che finisce sotto l'incrocio dei pali, uno dei più bei gol di questa ultima giornata di serie bwin. Si va nella ripresa con l'Empoli che adesso deve fare la partita. 55esimo, la torre di Coralli, la palla che resta lì e Mori che fa 1-1. Alla prima occasione nella ripresa l'Empoli pareggia con una rete del suo difensore, distratta la difesa della Cittadella, colpe anche Cordaz, aveva il pallone lì davanti a sé, non è riuscito a respingere la sfera, dunque tutto da rifare. Cittadella 1, Empoli 1. Empoli, Cittadella che non demorde, attenzione alla palla che finisce in area di rigore, il tiro di Di Carmine, un'altra occasione sprecata dall'attaccante del Cittadella che si rifà qualche minuto più tardi. Attenzione, il pallone spiovente in area di rigore, Di Carmine la rovesciata ed è un gran gol da parte dell'attaccante della Cittadella. Cittadella che si riporta in vantaggio con un grandissimo gol siglato da Di Carmine, una rovesciata nell'area piccola, c'era Stovini sulla linea di porta a tenere in gioco proprio Di Carmine, poi il Cittadella che nel finale sfiora anche il 3-1 con Bellazzini, pallone che finisce fuori di un niente, poi attenzione ultimo secondo di recupero, Coralli, Cordaz, l'area spinta, una parata che vale i 3 punti, Cittadella è salvo. Ora la squadra veneta che sale in classifica, respira, l'Empoli che resta in zona play-out.